Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Siamo nuovamente in collegamento con il sindaco di Bairo, Claudio Succio, per parlare di un argomento molto caldo di questi giorni, che è quello che riguarda le attività produttive e commerciali, il nuovo DPCM di Conte e le decisioni che prenderà Cirio e la situazione. Benvenuto, sindaco. Grazie, grazie a Obiettivo News, grazie ad Andrea, grazie a Magda per questa opportunità su di un problema sicuramente molto sentito e non soltanto a Bairo ma in tutto il territorio canavesano. Che cosa pensa di questa decisione di Conte, premesso che non è detto che verrà attuata completamente perché si aspetta Cirio? Ma allora, innanzitutto io penso che sul discorso preventivo è stato fatto sicuramente un lavoro puntuale per aver garantito a tutti quelli che potevano essere, diciamo, gli elementi essenziali per evitare questo contagio. Però adesso abbiamo bisogno di poter ripartire tutti, perché l'economia funziona purtroppo come la bicicletta. Devono poter lavorare tutti per poter di nuovo mettersi in gioco e per poter garantire che l'economia riprenda, perché i sussidi messi a disposizione dal governo sono stati sicuramente essenziali per il mese di aprile, ma non servono, diciamo, nei momenti successivi a maggio. Abbiamo bisogno di ripartire nel rispetto dei protocolli Covid che sono stati scritti dal governo, perché sicuramente se ogni datore di lavoro riuscirà a mettersi in gioco, mettendosi in gioco sulla prevenzione e mettendo a disposizione la protezione ai propri lavoratori, tutte le attività possono essere riprese. Questo è un messaggio importante che dobbiamo dare a Cirio, al governo, perché purtroppo non possiamo più aspettare. Sembra che per quanto riguarda la regione Piemonte il punto caldo è alla fine il servizio d'asporto, quindi la possibilità di servirsi in asporto nei bar e ristoranti, perché il governo comunque ha già deciso che la riapertura è vera e propria addirittura il 1 giugno per questo sì, tipo di attività. Però il messaggio che voglio dire è questo: essendo stati scritti in applicazione del decreto legislativo 81 determinati protocolli Covid per tutte le attività, devono essere mandati ai sindaci per poter verificare se questi protocolli vengono, diciamo, attuati dai vari datori di lavoro, e bisogna dare l'opportunità che chi si adegua che possa lavorare. Questo è il messaggio importante: demandare ai sindaci queste cose, perché noi non possiamo essere soltanto responsabili, diciamo, della vigilanza. La vigilanza, anche perché oggi la persona diligente che si vuole mettersi in gioco e vuole riprendere le proprie attività nel rispetto del protocollo deve poterlo fare, altrimenti purtroppo l'economia va a scatafascio, e non va a scatafascio la grande multinazionale, ma vanno a scatafascio tutte quelle piccole partite IVE che hanno 2, 3, 5 dipendenti e che hanno bisogno oggi di riprendere a lavorare, e hanno tutti voglia di poter ripartire. Certo, quindi un appello per riaprire tutto subito e ripartire subito tutti, certo, nella sicurezza comunque. Con certo, dando mandato ai sindaci di vigilare, che devono essere adottati i protocolli di prevenzione e protezione. Che cosa vuol dire prevenzione? Demandare al datore di lavoro di mettere, diciamo, adeguare i propri ambienti di lavoro nel rispetto del protocollo, e poi dare la protezione vuol dire dare ai propri dipendenti e a se stesso i dispositivi di protezione individuale necessari per poter operare. Questi sono i momenti indispensabili per poter ripartire. Lo Stato ha attuato, diciamo, i vari protocolli per poterlo fare.
Anche perché la convivenza con il virus non sarà, diciamo, debellato il 1º di giugno, il 4 di maggio, dobbiamo pensare che dobbiamo convivere. La convivenza deve essere soltanto fatta con le dovute precauzioni, anche perché il paese, secondo me, non potrà ripartire, più passa il tempo e sicuramente non potremo più ripartire. Tante attività falliranno, quindi dobbiamo attrezzarci, demandando a tutti i sindaci dei territori di fare vigilanza affinché questa cosa avvenga. È l'unico modo per ripartire. Certo, e a ogni attività lavorativa, produttiva, commerciale che sia, di assumersi l'onere di lavorare con un senso di responsabilità, giusto? Sì, ma questa responsabilità è scritta all'articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2008, dove demanda al datore di lavoro la capacità tecnica organizzativa della prevenzione. Io vedo che tutte le richieste che ho da parte dei cittadini di Bairo, ma non solo, è questa gran voglia di ripartire, perché tutti vogliono garantire gli stipendi ai propri collaboratori, tutti vogliono onorare i propri debiti, onorare quelli che sono le tasse, il fisco, la fiscalità. Però l'unico modo per poterlo fare è ripartire, e questa ripartenza deve partire sicuramente da tutti noi responsabili, e poter dire tutti coloro che si sono adeguati alla normativa possono partire a lavorare. E delle altre misure adottate, ad esempio la mobilità, il fatto di poter andare a trovare i congiunti, cosa ne pensa? Ma io penso che anche su questo aspetto sia possibile, si è fatto in sicurezza. Cioè, secondo me, anche il fare camminare, pedalare, andare a pescare, se è fatto in sicurezza lo si può fare. Io capisco questo periodo che è stato diciamo di divieti, io l'ho capito e l'ho condiviso anche, ma in questo momento dobbiamo pensare ad una fase 2 costruttiva per il paese, perché sicuramente per poter ripartire dobbiamo concedere a tutti quella libertà del cittadino che è prevista comunque dalla Costituzione, perché nemmeno in tempo di guerra, della prima e seconda guerra mondiale, erano altri tipi di guerre, ma c'era un minimo di libertà. Queste libertà dobbiamo garantirle, anche perché io vedo, essendo al fronte, perché sono quello che riceve tutti i giorni la gente nella stanza del sindaco, abbiamo bisogno di poter dare quelle garanzie a tutti per potersi, diciamo, vedere e confrontare e per poter ripartire. Questo è fondamentale. Il discorso però che si rischia, come ha detto il Premier, comunque un aumento della curva che potrebbe diventare critico. Allora, l'analisi che ho fatto assieme a tanti altri sindaci sono quelli dei contagi sulla piattaforma Covid. Cioè, dalla piattaforma Covid si può rilevare che purtroppo lo sviluppo di questo virus è avvenuto negli operatori sanitari, che mi spiace, e oggi voglio essergli sicuramente vicino. Poi si è sviluppato all'interno degli ospedali e all'interno delle RSA. Tutto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi riusciamo a lavorare con le dovute precauzioni affinché non avremo un antivirus, sicuramente il contenimento ci sarà, ma abbiamo bisogno di poter lavorare, altrimenti dobbiamo dire a Conte che non bastano 600 euro, ma devono diventare 6.000 euro per ogni attività che hanno un solo dipendente, perché altrimenti non possiamo pensare di far fronte alle tasse, all'energia elettrica, a tutte le bollettature che dobbiamo pagare. Il popolo canavesano è abituato a onorare queste cose, non è abituato a vivere di sussidi. Certo, anche perché i 600 euro non li hanno presi ancora tutti e anche con le casse in deroga c'è un ritardo perché comunque la burocrazia purtroppo Certo. ha rallentato le cose. Certo, io vi dico la verità, se diamo il demando ai sindaci delle verifiche, dei controlli sulle varie attività, tutte, a partire dalla ristorazione, a quello che può essere il bar del paese, al bar dei vari sui propri territori, e a tutte le attività, parrucchieri, estetisti,
sto parlando di tutte le attività artigianali, l'edilizia, tutti, sicuramente si può ripartire in sicurezza garantendo a tutti il lavoro, quello che era prima del virus, del contagio. Questo sicuramente con la massima attenzione e sicuramente andando a compartimentare le aree e lavorare sicuramente in sicurezza. Certo. Perfetto, Sindaco Succio, la ringrazio. In chiusura vuole ancora lanciare un appello o ai cittadini o a chi vuole lei? Ma io penso che innanzitutto di essere ascoltato ai vertici, diciamo, non solo regionali ma nazionali, perché è importante di dare importanza a questi sindaci, perché vi dico la verità, c'è il rischio che qualche sindaco restituisca la fascia al prefetto, perché noi non possiamo vivere tutti i giorni di essere bombardati di richieste, di piccole, cioè proprio anche perché il cittadino canavesano rispetta le regole e di conseguenza però chiede anche di essere rispettato. Diciamo che per rispettare innanzitutto bisogna essere rispettati, questa è la cosa che voglio lanciare, demandando ai sindaci questo potere di poter far ripartire le attività sui territori. Grazie Sindaco Succio e al prossimo collegamento. Grazie, grazie a voi, buongiorno e buon lavoro. Continuate a seguire Obiettivo News, buon proseguimento di giornata.